Come sono la gente di Gabby e benvenuti questa volta su un gioco, ragazzi, su un gioco. Allora, dovete sapere, mi è arrivata una sfida da un tizio misterioso e noi non sappiamo chi è, ma c'ho un sospetto. Me ne to- e ancora una volta, ciao ragazzi, in sottofondo. Io non sono assolutamente Lion, il mio nome è il Robo Giallo Formaggio. Io gli credo, ragazzi, io gli credo, perché vedete quanto è convincente. Senti, io ti voglio però proporre una cosa. Dimmi. Su questa sfida, chi perde, per alzare il pepe alla sfida, chi perde dovrà venir preso lapidato con palloni da calcio in faccia mentre è legato su una sedia e da un tuo parente. Dovrai essere preso a pallonate. Sei pronto a soffrire e a essere pieno di ematomi? Ma questa non era prevista. Comunque io... Il robot giallo formaggio non ha paura e accetto. Troppo temerario sei, ma te ne pentirai. Abbiamo preso i liquidi, bene. Diventiamo un super potente personaggio. Guarda qua, tu hai detto di essere un robot? Non hai fatto conti con il mio, che sono un modello più avanzato del tuo. Oh, ti prego. Non mi dire, stai prendendo il mio acerrimo nemico? Il tuo acerrimo nemico... Maledizione! Germania contro Italia! Com'è che era andata a finire? Io non mi ricordo, ragazzi. Qua qualcuno vuole essere linciato di palloni. No. Adesso... Bene, però bene. Guarda, il tuo robot ha tipo i cavi che escono, secondo me. Ha qualche difetto di fabbrica. No. Aiuto. No! Come ha fatto? Mi ha distrutto. Porco cane, hai visto? Hai esultato e poi ti sei preso l'insulto. Opla! No! Oh mio Dio! Allora, adesso... Opla! No, ma dai! Non è vergognoso, 3-3! Ragazzi, c'è una tecnica su questo gioco. È quella di giocare con gli occhi chiusi. No, infatti mi sono fatto autogol. Faccio un altro turno dagli occhi chiusi. Ho fatto punto? Sì, ho fatto... Vabbè, comunque questa partita ormai sta venendo vinta da me. Manca poco. Ormai ti avevo avvertito. Oh, ma cos'è sta roba? No, non riesco ad approfittarne. L'arbitro, ma perché l'arbitro mi ha ghiacciato? Ma avete visto? Okay. L'arbitro gioca sporco. 10 secondi per segnare. 5 secondi, ti prego. Ti prego, dai, cosa ha fatto? No. Aiuto, cosa sta succedendo? È combattutissima. Aiuto. Aiuto, deve entrare nella sua palla. Vuole cedere. Voglio entrare nella sua... No, porco cane! Per la prossima modalità, amico mio, ho qualcosa di veramente speciale. Una modalità dove tutto può succedere. Chi sei tu? Tu sei il Lion camuffato da robot? Non è vero mai questa cosa. Ma non è vero mai, guarda. Ma quando mai ti inventi queste menzogne? Guarda, adesso vedi, il mio piede è diventato più grande per darti più calci. E cosa credi di entrare nella mia porta così? Devo correre nel tuo campo! È mia! Levati, è la mia porta questa, spostati! Sì! Ti ho incastrato! Mamma mia, ma adesso i tasti sono tutti storti. Opla, no, io ne approfitto. Così non vale. Arbitro, lo banni. Da rottamare sei. Ritirati. Ma è impossibile con i tasti al contrario. Hai il tuo fratello gemello brutto dietro nella porta. Bravo. No, passamelo. Perché se n'è andato? Ma un idiota, il mio se n'è andato. E lavora con te. È andato al momento giusto perché era un mio alleato. Hai visto, però che gol ti ho fatto io. Io però sento sempre più vicino a quella sfida. Ma la porta si è allungata? Ma cos'è sta storia? Sto gioco veramente mi stava giocando contro! Dai. Ce la sta! Dai, sono grande, sono potente, sono il Golia del calcio! Ma io mi metto qua e la palla... vabbè, è impossibile però far così. Crossbar! Ma sei troppo combattutissima questa partita! Modalità trattore di robot! Sono un calcio... Con i miei calcoli perfetti da Terminator ce l'ho fatta! Aiuto! Ecco, no, basta. Mi riporto in la pareggio. Mia porta. Oh, mancano 6 secondi. No, ti prego. Devo vincere. Grazie per l'aiuto finale. Mi ha rinvitato un'altra volta. Sempre la stessa brutta faccia da robot. Triste. Mi ha rinvitato Apple contro Android. La sfida. Chi è più potente, l'Android o la Apple? Guarda quello, subito si riconferma Android. Sono Zidane, ti salto addosso, ti tiro testa a porta. Ti ho spinto dentro la porta, hai visto come sono aggressivo? No! Finalmente! No, veramente, dimenatevi fan, datemi un po' di supporto. Sì. Guarda i tuoi che sembrano veramente sotto l'effetto di cocaina. Fan del patuzzero! Perché io mi sto facendo... No! Cosa ho fatto lì? Dai. Avete visto? Sembravo un pirla, ma invece ho fatto pirlo. Inizia a presentire il fatto
che dovrai prendere un sacco di pallonate. Miseria. Oh, non ho guardato la telecamera, ho fatto punto. Continua così. Sì, funziona adesso, così. Aspetta, provo con gli occhi chiusi ancora. Adesso occhi chiusi, dai. No, sto per funzionare. Ha funzionato, no, chiudo ancora gli occhi. Così si gioca, ragazzi, a calcio. Fatelo anche nel calcio vero. Vai un po' più indietro. Mentre salti, così. Non è capace neanche a farmi punti mentre ho gli occhi chiusi, malaio. Che cos'è sta storia? Adesso ci pensi ho aperto. A farti il punto, Gabby. Perché li ho aperti, non dovevo dirmi. Okay. Porco cane, siamo... Mancano 8 secondi! Sì, no! Sono in vantaggio! No, non ce la farò mai! Devo per favore! Devo difendere, distraggo la palla, no! Ci ho fatto gol, un secondo, ti prego! No, vince il Patuzzo! No! Ma guarda quello, ma con quanto se ne va! Non è possibile! Sei pronto, Gabby? Quei palloni hanno tutti la mia faccia stampata sopra! Faccia stampata sopra! Forse nel prossimo video dopo di questo non mi riconoscerete più, sapete a chi dare la colpa. E va bene, ragazzi, la sapete una cosa? Io penso però di concludere questa sfida qua, purtroppo non è finita come da programma. Ora andrò in cortocircuito sicuramente. Va bene, ragazzi, comunque il gioco, se vi interessa, lo trovate in descrizione. Da Gabby e Lion era tutto. Non è Lion, è il robot giallo formaggio. Robot formaggioso. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Was hast du denn da gemacht? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe mein ganzes Vertrauen in dich gesetzt, dass du dich nicht schämst. Und jetzt das hier. Du hast Deutschland verraten! Und jetzt? Du weißt jetzt, was passiert. Du hast ja Deutschland verraten und dafür bekommst du jetzt eine gerechte Strafe. So, und jetzt bekommst du deine gerechte Strafe.